momento di incontro e confronto in cui discutere delle nuove opportunità di business sul territorio, di come si fa impresa, di innovazione e di futuro. Parliamo della presentazione negli spazi della Civica Enoteca di Macerata di Energica, il progetto nato nell'ambito del gruppo CNA Impresa Donna che rinnova e rinsalda la partnership tra il Sindacato degli Artigiani e delle Artigiane ed Enel Energia, la multinazionale che produce e distribuisce energia elettrica e gas, istituita come ente pubblico nel 1962, trasformata ad inizio anni 90 in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, privatizzata. La 56esima azienda al mondo per fatturato, 73 miliardi di euro nel 2015, con oltre 67.000 dipendenti. L'obiettivo di questo progetto è quello di creare nuove opportunità di business e quindi occupazionali per le imprenditrici del territorio o comunque per le donne che intendono avviare un nuovo progetto lavorativo. Una volontà espressa dal gruppo di CNA Impresa Donna, che ben si sposa con le esigenze di Enel Energia, alla ricerca di figure imprenditoriali da inserire nei propri canali commerciali per potenziare la rete vendita sul territorio. Ne parliamo con Patrizia Tiranti, presidente del gruppo delle imprenditrici CNA di Macerata. Noi siamo il gruppo CNA Impresa Donna e il nostro compito, diciamo così, è costruire delle opportunità per le imprenditrici, creare delle sinergie, e oggi diciamo che questa è proprio una sinergia tra la CNA e l'Enel, che tra l'altro è un marchio famoso, un buon brand, quindi iniziamo da qui, iniziamo con un'ottima presentazione. Per le donne, per le imprenditrici potrebbe essere un'ulteriore possibilità per ampliare il loro lavoro, per avere degli introiti in più. L'Enel ha fatto questo progetto, che è un progetto pilota per questa provincia, con una modalità di vendita completamente nuova. Così è stato realizzato, e poi avremo modo di sentire tutto il progetto come verrà messo in campo. Per noi la possibilità di dare un qualcosa in più alle nostre associate e un qualcosa anche a chi non è imprenditrice, che però vuole intraprendere un'attività autonoma. E quindi oggi lo facciamo conoscere, poi più avanti ci saranno altri incontri di formazione e quindi sia con la CNA sia con l'Enel, che mette a disposizione tutte le loro professionalità per quanto riguarda il progetto, la CNA che con tutti i servizi può sostenere e dare supporto alle imprenditrici. Energica mira al coinvolgimento e la valorizzazione di un target specifico, una forza lavoro flessibile ma spesso in cerca di lavoro. L'occupazione femminile in un contesto che vede in Italia questa quota ferma al 46%, pari a circa 12 milioni di donne senza lavoro. Anche se nelle Marche e in provincia di Macerata la situazione è fortunatamente diversa, specie per quel che riguarda l'imprenditoria al femminile. Le donne imprenditrici sono il 24% di tutte le imprese. In questa provincia naturalmente, come tutte le imprese, ha subito delle flessioni, ma in maniera minore rispetto a livello nazionale. E le imprenditrici e le nuove imprese crescono, diciamo, del doppio rispetto alle imprese al maschile. Questo forse anche perché le donne hanno perso del lavoro come dipendenti e quindi cercano un nuovo modo per lavorare, o forse anche perché hanno trovato la maniera di trasformare una loro passione, una loro attività in qualcosa che può essere messo sul mercato e fare impresa. La maggior parte delle donne hanno retto molto di più rispetto alle imprese maschili. Questo perché uno studio fatto da chi ha studiato in pratica le caratteristiche dell'impresa al femminile ha riscontrato che le donne sono più propense all'innovazione, a fare rete e ad essere molto sensibili riguardo all'ambiente. Forse sono questi i fattori che dobbiamo tener conto per il futuro.
CNA Impresa Donna Marche si fa tramite per offrire opportunità sia alle imprenditrici già associate che alle donne fuori dal circuito CNA che vogliono intraprendere un nuovo business con Enel e affidarsi alla consulenza dell'associazione di categoria. CNA si impegna infatti a fornire sostegno e formazione alle giovani imprenditrici in fase di avvio e poi di gestione dell'attività. Inoltre, per le nuove associate, CNA offre un anno di consulenza gratuito perché intravede in questo progetto importanti margini di crescita al fianco di una grande azienda qual è Enel Energia. Questa partnership per cui Enel Energia punta alle donne di CNA, quelle che sono già imprenditrici o a quelle che lo diventeranno, credo che sia emblematico ed importante per voi. Sì, sì, assolutamente. Prima di tutto per il riconoscimento che si ha verso le donne imprenditrici, che significa che è stato preso in considerazione il valore e la passione che le donne mettono nelle loro attività. E poi credo perché che questo territorio possa rispondere in maniera positiva a questo nuovo progetto. L'invito è quello di provarci. L'invito è quello di provarci con coraggio, con passione, come sanno fare le donne. Alle potenziali imprenditrici, donne di talento, si propone quindi una nuova sfida, la vendita dei prodotti e servizi di Enel Energia. Energica si presenta come progetto pilota, attraverso il quale realizzare una rete commerciale innovativa. Per Enel Energia, qual è il modo migliore per interpretare questo ruolo? Allora, il modo migliore secondo noi è sempre quello di stare molto, molto vicini ai clienti. In questo momento siamo l'azienda che ha la rete commerciale più capillare in Italia. Pensiamo che solo nelle Marche abbiamo 23-24 negozi e partner e altri 4-5 negozi nostri, quindi abbiamo una rete appunto molto capillare, oltre che una presenza di agenti e consulenti. Perché questo? Perché vogliamo fornire, oltre che fare dei contratti di luce e gas, vogliamo fornire un'assistenza a tutto tondo, proponiamo apparecchiature ad alta efficienza energetica per la casa in modo da ridurre in modo importante i consumi e far conseguire ai clienti un risparmio che è molto più elevato di quello che avrebbero solamente con un buon prezzo nelle commodities. E il target? Quali sono le donne in questo caso che potrebbero essere interessate a questa che è un'opportunità di lavoro, di occupazione? Sì, in questo caso diciamo che l'iniziativa con CNA è volta all'imprenditoria femminile, ovviamente noi non facciamo differenze di genere, quindi lavoriamo sia con imprenditori uomini che imprenditrici donne. E in questo caso, per il modello che vogliamo applicare, che è un po' un modello di entrare nelle case e fare delle riunioni, è uno dei modelli che vogliamo applicare con questo progetto di CNA, pensiamo che l'imprenditoria femminile abbia sicuramente un buon appeal e che possa avere dei buoni risultati.